mia predisposizione, la mia offerta di lavoro, soprattutto la mia. 3 7 9 4 41 15 18 16 11 90 17 19 10 1 2 3 5 12 40 29 61 6 90 mila 400 17 12 18 mila 24 100 mila 10 La remoto congrega degli antichi fiabieri di Borgo San Mungotto sul Biassone presenta Cappuccetto Grosso. Una fiaba dei fratelli Grimm. Caro diario, domani a scuola sarà un giorno veramente duro, perché nel cortile mi attende la sfida con il lupo. Lui è il rapper più bravo della scuola. Domani faremo una gara di freestyle. Io sono sicuro che impegnandomi al massimo riuscirò a batterlo. Sì, ce la farò. Preparato? Sono Cappuccetto Grosso. Il mio conto in banca è in rosso. Me la faccio sempre addosso. Quando arriva il lupo, e quello io scappo più non posso. Il tuo conto in rosso come Peppino Frisco, oi, perché i soldi per la merenda io te li requisisco, poi ci vado in disco, unisco lupi le ordine te volè, sono il lupo più cattivo delle favole. Che bocca grande che hai per fare meglio, che grande che hai per picchiarti meglio, chiama la mamma, chiama la ronda patana, ma tanto mi ritrovi qua tutta la settimana. Lo sapevo, non potevo farcela. Non potevo farcela perché lui è troppo bravo, che brutta figura. Aspetta che ti pulito un po'. Ecco, basso un po' il microfono, grazie. E quindi ho fatto una pessima figura davanti a tutti gli studenti. Speriamo che nessuno mi abbia visto. Ma devo diventare più bravo, come faccio a diventare più bravo? Ciao ga! Ciao nonna! Ciao, senti, guarda, ti ho visto, sei proprio bravo, ma lascialo perdere quel lupo, è un fascio. Ma che fascio, nonna? Cioè, sarà arrogante, sarà prepotente, finché ne voglia, ma non è un fascio. Ma sì, è un fascio, l'ho sentito ieri nella scuola che parlava di Hitler. Vabbè, l'hanno interrogato sulla seconda guerra mondiale, per forza parlava di Hitler. Appunto, la guerra è fascio, il mondo è fascio, guerra mondiale due volte fascio, te l'ho detto che è fascio. Lascialo perdere, piuttosto questa sera ci vieni al bosco. Al bosco? Sì. Questa sera? Al CSOA il bosco. CSOA il bosco, ma non posso venirci. Peccato, perché c'è la spaghettata contro la fame nel mondo. Non posso venirci. Devo fare i compiti per il lupo, dai. No, che peccato, c'era pure la spinellata contro il narcotraffico. Un'altra volta, guarda. Vabbè, fa lo stesso. Ciao, gra. Ciao, nonno. Ciao, ciao. Caro diario, oggi a scuola è andata malissimo contro il lupo, però in compenso la nonna mi ha parlato. Lei è la ragazza più anziana di tutta la scuola, lì da un sacco di anni, perché lei, insomma, non studia i programmi già prescritti, non è uno che si fa incapace, voglio fare un cazzo, però a quel punto io sono contento, lei è tanto bella, e domani per farmi bello ai suoi occhi batterò il lupo nella gara di freestyle all'intervallo nel cortile della scuola. Sì, sì, ce la farò. Ah, sì. Sono Cappuccetto Grosso e ogni giorno cado più in basso. Oggi il lupo ruba la mia merenda veloce come un colpo di fionda. Zitto Cappuccetto, te lo metto dentro un record con microfono di netto. Slam dunk, è arrivato il lupo, è arrivato il bullo. Coppino, frontino, è colpo zaino, mi trastullo. A sto ciosso pall'albero, guardando sotto l'autobus. Slam, fammi compiti, domande e risposte come Marzullo. Grande che hai! Per fare meglio. Per picchiarti meglio, chiama la mamma, la protezione civile, loro vengono con le bagne, io ti picchio col badile. Ma perché mi ha battuto ancora? Non sarò mai la sua altezza, anzi, non ce la devo fare, ma perché non disperato. Speriamo che la nonna non mi abbia visto, perché vuoi fare una brutta figura di fronte a lei, assolutamente, guarda. Ciao, ga.
Ciao nonna. Ciao, guarda, t'ho visto contro il lupo. Che bello. Ma lascialo perdere, quello è un fascio. Ma che fascio? T'ho già detto, sarà un gradasso, ma non è un fascio. Ma sì, l'ho visto ieri tutto vestito di nero. Poverino, era morta sua madre, è tutto, cioè. Beh, appunto, anche Berlusconi gli è morta la madre, te l'ho detto che è un fascio. Senti, a proposito, a proprio a proposito del premier, per contestare il suo battutismo imperante, noi domani ci troviamo al CSO, anzi stasera, ci troviamo al CSO al Bosco, per raccontare barzellette moldave. Barzellette moldave? Se sono barzellette... Come sono, scusa? Cioè, c'è un serbo, uno sbeco, un turcmeno. Poi? E poi basta, vorrei mica fare una battuta su una minoranza svantaggiata. Figo, però, comunque no, non posso, devo portare in giro il cane del lupo. Sì. Ah, che peccato, c'era pure la gavettonata contro lo spreco idrico. Scusate, non posso, sarà per un'altra prossima. Volta. Ciao, 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 ciao. Sono proprio sfortunato. Caro diario, non ho più intenzione di farmi mettere i piedi in testa al lupo. Domani, a scuola, nella gara di freestyle intervallo, giuro che gliela farò vedere. Sarò bravissimo, non sbaglierò neanche una rima, sarò veramente implacabile, così da non... Sono Cappuccetto, grosso, mi nascondo dentro a un fosso per scappare dal lupo, quel bullo mi umilia solo per farsi bello. Sai come mi devi chiamare? Mio sire. Sai che cosa tu devi fare? Subire! Mare! O come Crazy Stoner da Vale! Anzi peggio! O come Zoiacchetti da Greggio! O come un esternista nei primari di una lista! Come Andrea Bocelli ad un controllo della vista! Che poca grazia che hai! Per fare meglio! Quali grazie che hai! Per pensarti meglio! Chiama la mamma! Chiama Guido Bertolaso! Ma adesso il terremoto ti arriva dritto al naso! Perché? Mi tratti così? Non sarò mai al suo livello. Sono disperata. Come posso fare? Come posso fare? Per fortuna che non c'è. No, no, oggi almeno non mi ha visto. Questa figura. Sempre di fronte a lei. Ciao, ca. Ciao, nonna. Che gioia vederti. Senti, ti ho visto quel lupo. Ma lascialo perdere. Quello è un fascio. Ma che fascio? Sarà bullo finché ne voglio. Ma ho visto dire che faceva il saluto romano. Ma poverino, era caduto nella fontana. Stava cercando aiuto. Nella fontana dei caduti. Te l'ho detto che fascio. Comunque, senti, domani ci vieni alla bestemmiata contro il crocifisso nelle aule. Il problema è che devo aggiustare la bicicletta del lupo, se è rotta. Ah beh, certo, senti, peccato perché c'era pure la gara di frista. La gara di frista? Sì, al CSO al Bosco questa sera c'è la gara di frista e non c'è nessuno che se la sente di rappare contro Caparezza. Pensa che ci doveva venire Gigi Funcis Gigi degli Eteria, però se l'è fatta addosso all'ultimo momento. Guarda, non so chi sia questo Gigi Funcis che se l'è fatta addosso. Ma secondo me non lo sa nessuno, guarda chi è Gigi Funcis. Curioso. Però, ma sono malgrado. Me ne frega niente, nonna. Vengo io a fare la frista al CSO al Bosco. E sai cosa ti dico? Dimmi. Che il lupo si dovrà accontentare della mia bicicletta, secondo me.